Il ripescaggio in Serie B del Catania è ormai un capitolo chiuso e da oggi per i rossazzurri inizia l'anno zero della nuova stagione di Serie C. L'unico obiettivo diventa quindi la promozione immediata in B, ma per far questo bisognerà vincere il campionato senza inciampare mai, come invece accadde nella passata stagione in più occasioni, dando poi il via libera ad un Lecce che sembrava ampiamente alla portata. La sfida di martedì sera a Monopoli diventa quindi subito importante, perché da questa partita si capiranno già le basi sulle quali si dovrà costruire l'intero campionato, e che finora sono sembrate molto solide tra le tre partite di Coppa Italia vinte contro Como, Foggia e Verona e le amichevoli estive disputate. Bisognerà quindi lavorare sulla formazione titolare da schierare di volta in volta, e per questo Sottil sa bene di avere due squadre a disposizione. Malgrado questo, però, il fato gli creerà qualche grattacapo in occasione del match contro il Monopoli, perché oltre allo squalificato Marotta dovrebbe essere indisponibile anche l'acciaccato Curiale. L'unica punta nel 4-2-3-1 rossazzurro dovrebbe dunque essere il giovane Brodic, che ha già dato ampie garanzie nella fase finale dello scorso campionato e sarà supportato dal trio di qualità alle sue spalle formato da Barisic, Lodi e Jama.